Quante volte al giorno sentiamo parlare di innovazione, nuove tecnologie e futuro? Tutto deve essere smart, veloce, performante. E se stessimo perdendo di vista il vero obiettivo? Next to Me è il podcast di Mitsubishi Electric filiale italiana, condotto da Pepe Moder, che parla degli impatti positivi dell'innovazione sulla vita di persone, comunità e imprese. Storie di imprese e di persone che fanno innovazione intorno a un fulcro comune: l'essere umano. Cerca Next to Me sulla tua app preferita. Whatever you're into, it's on Prime. Maybe you love pop music. With Prime, you can watch documentaries about your favorite bands, stream all their albums on Amazon Music, and even order some merch in time for their next concert, all in one place. From shopping to streaming, it's on Prime. Visit amazon.com/prime to get more out of whatever you're into. This episode is brought to you by Mitsubishi Motors. Confidence is key when it comes to choosing a new car. That's why Mitsubishi Motors is introducing its Confidence Integrated Care Program that comes standard with every 2024 Mitsubishi model, which includes 2 years of limited maintenance, a 10-year 100,000-mile powertrain limited warranty, and 5 years roadside assistance. Now that's confidence delivered. Only from Mitsubishi Motors. Certain restrictions apply. See MitsubishiMotorsConfidence.com for full program details. Monologato podcast, siamo qui, la musica senza la musica. Oggi commentiamo, per così dire, il nuovo singolo di Gali e da Supreme. Che cosa posso dire al riguardo? Delirio di onnipotenza, delirio privo di esigenza comunicativa. E ci sta, per carità. Cioè, il delirio di onnipotenza non è necessariamente una cosa negativa. Cioè, io dico cose con accensioni negative, ma non è necessario. Però, cioè, sono tanti i brani scritti in momenti di ego sfrenati da artisti da tutto il mondo, e alcuni sono dei veri e propri capolavori. Non credo sia questo il caso. Partiamo però dagli aspetti positivi, insomma, dai, cerchiamo di essere cerchiamo di non andare sempre a svilire e ad attaccare. Il video è veramente bello, tutto, anche i piccoli dettagli. Mi ha colpito molto anche il fatto che questo personaggio che tira su proprio una bomba, mi è piaciuto molto anche il fatto che sia usato il pongo e non il cartone. Guarda, bello, 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 i colori molto belli, davvero. Mi è piaciuto il classico storpiare le parole in maniera creativa e artistica, rendendo un testo da 4 soldi in qualcosa che genera curiosità. Ora, è chiaro che un ermetico come me, dal punto di vista della poetica, andrebbe a dirti: se hai un testo valido non hai bisogno di fare tutto questo caos. Ma considerando che viviamo in un'epoca barocca, confusionaria, e tutto ci sta. Da Supreme, per quanto idolatrato, resta comunque un ragazzino di appena 20 anni, mi pare, forse anche meno. E insomma, dopo tutto questo successo dovrebbe prendersi del tempo per elaborare e smetterla di fare brani su brani, perché onestamente a me sembra che non abbia più nulla da dire dei primi pezzi. Cioè, vabbè, comunque, visto che non c'è nulla di nuovo, passiamo a Gali. Gali, cioè, in questi feat sta facendo da commentatore, si sta mettendo in ridicolo. Sembra appunto un intervistatore che lascia spazio e si adegua al mood dei suoi ospiti. E va bene, perché commercialmente parlando è perfetta come visione. Però comunque credo che questo disco ha fatto le sue hit. Perché comunque Gali è bravo a fare le hit. Quando poi c'è lo spot classico che lo pompa, a maggior ragione. A me onestamente piace il pop urban come fa lui. Però il fatto che non ha potuto fare i store, non ha potuto fare promozione, quindi è stato penalizzato, visto che il disco è uscito 2 giorni prima del Covid. E allora, per fare il platino, immagino, se non l'ha già fatto, sta facendo tutti questi feat che poi li va a inserire nel disco a livello digitale, e si amplia e si amplia e si amplia, feat su feat, no sense. Ma comunque, vabbè, io credo che l'aspetto negativo più grande, però, è proprio nel fatto che una volta un video così, con questo immaginario, veniva usato per esprimere magari, per parlare di LSD, di acidi, di sostanze che ti distruggevano.
cioè, nel senso, magari partivano da certi abusi e si andava a finire in un mood di quella tipologia. Oggi, fortunatamente, essendo le canne più forti, non devi ricorrere a certe sostanze e quindi ti basta fumare per godere di un dignitosissimo sballo. E quindi questi ragazzini riportano nei loro audio, nei loro videoclip, questo loro immaginario che però non esiste. Non è che se tu ti fai le canne c'è le allucinazioni o tutta sta roba. Sì, mi direte là lì, ne ste cazzate. Ma raga, ma non scherziamo. Ma non diciamo cazzate. Cioè, non facciamo passare questa roba per quello che non è. Cioè, mi vengono in mente decine di video nella storia del rock alla quale si rifà questo videoclip, ok? Almeno al principio. Alla matrice, ma qual è la differenza? Che è chiaro che certi artisti provate a fatti concreti, certe emozioni, cioè, fossero sicuramente più interessanti a un certo punto. Cioè, qui noi parliamo di esercizio di stile puro, senza alcuna direzione. Senza nessuna ragione sociale. Cioè, stiamo raccontando il nulla. Stiamo raccontando ciò che non esiste, l'aria fritta. Cioè, va bene se quello che provi e sei sincero, lo amplifichi quel vuoto generazionale che questi ragazzi vivono. Insomma, stanno vendendo l'aria fritta, raga. Noi la compriamo consapevole, un po' sì, un po' no, la promuoviamo perché comunque non conosciamo la sostanza. Siamo in Matrix. Questo video vuol dire chiaramente, siamo nel sistema. La domanda è, vero sempre la stessa, è meglio mangiare la bistecca al sangue su cosa? Vivendo un viaggio onirico da dentro una capsula che funge da batteria per delle macchine che comandano il mondo? Oppure viviamo nella squallida realtà? Dipende da quanto senti il bisogno di voler essere libero. Io mi sento nella squallida realtà e riporto semplicemente quello che vedo.